Incontro Luca Ruggeri, presidente della Ruggeri Gruppo, e Leonardo Campanella, amministratore di Fazende. Buongiorno. Buongiorno. Mi sembra che la logica che sottende alla vostra azienda sia una logica di acquisizioni, perché avete interessi che vanno dall'editoria alla consulenza e trasporti all'edilizia. Quest'anno avete riprogettato la vostra infrastruttura ICT in collaborazione con Infazende, che è un partner di Fastweb. In che ottica? Che necessità volevate sanare? L'obiettivo primario di ogni azienda è quello praticamente di innovare, perché, anche perché le tre leve fondamentali per lo sviluppo di un'azienda sono tre: l'innovazione, la logistica e la relazione. L'innovazione pensiamo che sia una leva fondamentale, adatto ai tempi, e quindi rinnovare, quindi innovare è un fattore fondamentale per il successo di un'azienda. Quindi abbiamo pensato di rinnovare perché abbiamo pensato che le infrastrutture che avevamo un po' obsolete, quindi ci siamo affidati a dei partner di eccellenza come Infoaziende. Quindi pensiamo insomma di avere un appeal diverso anche al mercato e quindi ai nostri clienti. Questo è l'obiettivo. Quali inefficienze sono state sanate da questa ristrutturazione dal punto di vista dell'infrastruttura? In particolare diciamo le inefficienze erano legate a un fatto infrastrutturale. Fondamentalmente si è andato ad agire proprio su un'architettura che è stata rivista, che ha guardato all'integrazione tra i dati e la fonia, perché parliamo di una soluzione di Unified Communication, che porta vantaggi soprattutto rispetto all'ottimizzazione nei costi, negli spostamenti delle persone, proprio perché la Unified ha alla base una logica che è quella di centralizzare in alcuni strumenti, quello della posta elettronica in particolare con lo strumento Outlook, centralizzare tutti i processi di comunicazione aziendale. Questo significa togliere inefficienze rispetto a spostamenti, rispetto a rete a banda larga che si è andata a potenziare, che portavano anche in questo caso delle inefficienze per impossibilità di essere raggiunti sia con strumenti di posta elettronica ma anche con la fonia. Quindi questi sono i principali aspetti e le inefficienze su cui si è andati proprio ad agire. I principali benefici invece dal suo punto di vista? Benefici innanzitutto in termini di velocità di risposta praticamente dell'infrastruttura, cioè purtroppo, ahimè, insomma, è difficile dirlo, ma con la precedente infrastruttura avevamo dei grossi problemi proprio nel comunicare con tutto il gruppo, e questo ci influenzava fortemente sui costi. Quindi il beneficio maggiore assoluto è quella della velocità, d'accordo? Quindi la possibilità di colloquiare e quindi di comunicare qualunque cosa con tutto il gruppo. Questo è come principale beneficio, insomma. La banda larga mi sembra fondamentale per la vostra attività. Che giudizio avete sullo stato della banda larga attualmente in Puglia, visto che la vostra attività risiede qua, e poi come a un partner di Fastweb per capire come poter migliorare? Penso che ci sia ancora qualcosa da fare, non siamo ancora al massimo. Certo, voglio dire, si è fatto già abbastanza rispetto a solo qualche anno fa. La Puglia è una di quelle regioni, devo dire, che ha una sesta marcia rispetto alle altre regioni, e questo sono abbastanza contento e soddisfatto. Certo, bisognerà fare più fatti e meno parole, perché oramai l'innovazione è il futuro, questo è fondamentale. Chiaramente si fa il possibile da parte di Fastweb, c'è sicuramente la volontà di continuare a fare investimenti. Parlo in qualità di business partner che in qualche modo ha conoscenze rispetto al territorio. Come diceva il dottor Ruggeri, ci sono ancora delle zone, delle micro aree in Puglia non coperte ancora da banda larga, e ci si augura insomma che anche, come dire, l'equivoco di fondo italiano tra quello che era l'incumbent principale nel settore delle telecomunicazioni e gli altri attori che sono entrati, si spera che a livello governativo si risolva un po' questa contraddizione interna, insomma, ma proprio per avere maggiori investimenti da questo punto di vista sulle infrastrutture, che è diventato ormai un'esigenza primaria per tutte le aziende. Dal punto di vista degli obiettivi in innovazione per il 2011, ci sono altre aree in cui andrete ad investire?
Ma più che aree dove andiamo a investire, quello che vogliamo è andare con questa innovazione tecnologica, proprio andare oltre la fidelizzazione. Oggi non è, è importante trovare dei nuovi clienti, ma anche importante mantenerli, d'accordo? Oggi la tecnologia aiuta moltissimo, d'accordo? Più si è tecnologici, più si avvicina al cliente, e quindi questo ci aiuta la tecnologia, più si può fare profitto, più il cliente può trarre il massimo profitto anche dai loro stessi fornitori. E in questo caso, praticamente, ecco qua, questa, ecco perché noi ci continuiamo ancora a investire e il progetto è continuare ancora in, su questa riga, su questa impostazione che abbiamo dato all'azienda. Grazie mille. Grazie mille.